Siamo allo stadio, ma non è esattamente lo stadio, una parte dello stadio, vero Gabriele Perico, che ci tiene compagnia per una chiacchierata parlando di calcio. Lui che calciatore professionista è stato ai campi di Serie A e Serie B, prima di rientrare nei ranghi dell'Atalanta, dove è cresciuto calcisticamente, nei giovanili, per fare l'allenatore. Ecco, che ambiente ha trovato rientrando a occuparsi tecnicamente della crescita dei giovani calciatori? Beh, ho trovato un ambiente sicuramente stravolto dal punto di vista strutturale, nel senso che sono stati fatti enormi passi avanti a livello di strutture e soprattutto anche a livello di organico, nel senso una volta il settore giovanile era, diciamo, una nicchia, adesso invece ha una struttura tutta sua con molti componenti che sicuramente 20 anni fa non c'erano, diciamo. Come vivono il calcio le nuove generazioni? Raccontiamo che sei allenatore dell'Under 18. Sì. Ti dico, per me è stata un po' una sorpresa, una curiosità, no? Vedere le differenze che ci sono state tra la mia generazione e la loro. Quella, sicuramente l'aspetto che di più ho notato iniziando ad allenare è stato che nello spogliatoio adesso, quando tu entravi, quando io facevo parte del settore giovanile, c'era comunque uno schiamazzo, c'era comunque un confronto sempre con lo spogliatoio. Adesso quello che noto è che con l'avvento dei social, diciamo che ogni ragazzo, diciamo, è un po' chiuso nella sua bolla, no? Quindi su un gruppo di 20 magari trovi 13-14 con il telefono in mano, chiusi nella loro bolla, e questa qua sarà probabilmente la differenza più grossa che ho notato. Qual è la domanda che un calciatore pone più frequentemente al suo allenatore? Parliamo sempre di Under 18, quindi. No, assolutamente. La cosa che anche qua mi ha sorpreso è che dopo una settimana che lavorano con te sanno già tutto, nel senso che vanno a informarsi, vedono dove hai giocato, chi hai affrontato. Wikipedia doce. Wikipedia, poi social, quindi assolutamente li ho trovati veramente preparati, anzi mi fanno domande a volte su alcuni episodi che faccio fatica anch'io a ricollocare, quindi... E questo sicuramente è stato un aspetto, anche questo qua, nuovo e particolare. Poi le domande più frequenti sono come è stato giocare in quello stadio, in quella partita, affrontare un determinato giocatore. Qualcuno ci ricorda che siamo al Balzer Stadium. Assolutamente. Bene. Acqua? Grazie. Sì. Ecco, parlando sempre di questi ragazzi, quindi di Under 18, sono ragazzi in età scolastica, sì. Quindi a loro viene chiesto di seguire appunto il percorso scolastico. Assolutamente. Anzi, fa parte assolutamente della formazione. Ecco, hanno subito come tutti i contraccolpi di questo periodo, la pandemia. Ecco, è cambiato qualche cosa nel loro atteggiamento? Ti dico, sinceramente è stato un periodo forse difficile anche per iniziare ad allenare, ecco, perché comunque è stato tutto un pochettino stravolto, ma penso che l'aspetto più difficile sia stato non tanto il primo stop, ma quando c'è stato quel periodo di sembra che si gioca, sembra che si riparte, e poi invece l'incertezza dettata... L'incertezza, così come hanno vissuto a scuola, hanno vissuto sui campi. Assolutamente, però probabilmente sui campi è stato ancora più difficile, perché se la scuola, da un lato, magari qualcuno preferiva si sospendesse... Beh, con la scuola c'era la DAD, c'era la DAD. Come vi siete regolati? Anche noi siamo andati molto, diciamo, in regime di DAD, nel senso che abbiamo seguito i ragazzi su queste piattaforme digital, dove comunque venivano fatti gli esercizi base per comunque cercare di mantenere il motore attivo. Certo, non è assolutamente la stessa cosa. Anche all'inizio lì c'è stata una fase di entusiasmo dove tutti lo facevano, comunque più il tempo andava avanti, più comunque le difficoltà erano evidenti, e per fortuna che poi si è avuto comunque un ritorno in campo graduale, e speriamo di tornare al più presto alla normalità. Ecco, tu a 19 anni hai vinto la Coppa Italia Primavera con l'Atalanta. Cosa si può ricordare di quell'esperienza? Perché è sempre un bel momento, insomma, un trofeo che comunque a livello giovanile ha la sua importanza. No, assolutamente, poi io lo rivedo tutti i giorni, perché c'è una foto appesa nei corridoi degli spogliatoi dei ragazzi,
E quindi adesso rivederla tutti i giorni fa un po' effetto. E assolutamente è stata la sensazione per la prima volta di aver vinto qualcosa con i grandi. A parte che la finale la giocammo qui allo stadio, quindi giocare a Zingogne, giocare allo stadio già cambiava qualcosa. E insomma, aver vinto un trofeo con il pubblico così è stato sicuramente un antipasto di quello che sarebbe stato poi, insomma, giocare con i grandi, ecco. Ti faccio una domanda a proposito appunto della dimensione giovanile. A tuo avviso, ti do del tu, ho cominciato con Assolutamente. lei, a tuo avviso il calcio è una vocazione? E se è una vocazione, quanto conta la disciplina rispetto al talento? Per crescere, intendo. Ah, è assolutamente un requisito fondamentale, nel senso che il talento è una componente che hai tu naturalmente, che ti viene data dalla natura. L'abilità e la costanza per diventare un giocatore è una cosa che tu devi allenare con ore e ore e ore di allenamento, e questo è un passaggio che cerchiamo di far capire veramente ai ragazzi più talentuosi, che pensano che il talento sia sufficiente per poi fare il professionista. Purtroppo, soprattutto nel calcio di oggi, le componenti sono veramente tante e non c'è nessun talento che può stravolgere quella che è un'organizzazione di una squadra o comunque di una partita. E assolutamente il lavoro è quotidiano, è fondamentale. Sotto questo aspetto, qual è il consiglio che un allenatore, dispensa più frequentemente? Gli capita di dispensare più frequentemente ai suoi allievi? Sì, assolutamente. Poi io sono abbastanza monotematico, nel senso che Forse non lo sei mai abbastanza. non lo sono mai abbastanza, perché oggi è ancora più difficile far passare questo messaggio di abituarsi al sacrificio, di abituarsi alla fatica e veramente di evitare le scorciatoie, perché purtroppo, tornando al discorso di prima dei social, questa realtà virtuale comunque viene percepita come che sia un po' tutto facile, nel senso che comunque trovi giocatori magari che ancora non sono ancora professionisti, comunque che hanno già un profilo social importante, e quindi loro correlano questa cosa col fatto di essere giocatori, ma assolutamente non è così. Quindi per me, per chi è lo staff di una squadra di calcio di ragazzi così giovani, riportarli su quello che è la realtà e comunque portarli a far capire che il sacrificio e la fatica è indispensabile, sicuramente un passaggio difficile. Ecco, formazione squadra under 18, una squadra che comunque ha dei numeri importanti e possiamo dirlo, tutti questi giocatori, giovani giocatori, sognano il debutto con la maglia dell'Atalanta. A te non è capitato, per No, esempio. è vero. Ecco, qual è il futuro che si prospetta questi giocatori? Devono avere caratteristiche particolari, evidentemente non tutti approderanno al Assolutamente. massimo campionato, quindi che tipo di carriera potranno affrontare? Allora, parliamo che a esordire oggi nell'Atalanta, con la dimensione che ha raggiunto adesso Atalanta, ovvero una squadra che partecipa alle Coppe Europee, ci rendiamo conto che è ancora più difficile, nel senso i requisiti per entrare oggi in prima squadra sono veramente altissimi rispetto a quando, nel senso, giocavo io, che comunque già diversi ragazzi della primavera esordivano in prima squadra e ci stavano in pianta stabile. Adesso il target è molto più alto, perché l'Atalanta, facendo le coppe europee, ovviamente il livello si è alzato tantissimo. Ma non è tanto che carriera si prospetta, il fatto che comunque tu riesca a portare più ragazzi possibili ad affacciarsi al professionismo. Poi c'è chi è pronto a 20 anni, chi è pronto a 23, chi è pronto a 25. Io ho esordito a 25 anni perché a 19 non ero pronto a esordire in quell'Atalanta. Ma questo non è che mi ha precluso, chissà, alla fine ho fatto la mia carriera, e non, e la, il messaggio che voglio dare ai ragazzi che cerco di dare, che se oggi non sono al top, però possono sicuramente arrivarci e non mollare assolutamente. Giampiero Gasperini, tra le altre cose, ama ripetere o si vince o si impara. È lo stesso consiglio, o lo stesso tema che si sviluppa con questi ragazzi, con gli under 18. Diciamo che I ragazzi vogliono vincere, è basta. una frase antidolorifica, nel senso che comunque dici sì, oggi non abbiamo vinto, allora cerchi di prendere il positivo da una sconfitta, che assolutamente è una cosa Ma sono fondamentale. capace di imparare.
Ma assolutamente, nel senso c'è terreno fertile, nel senso poi anche lì va gestito a momenti, ci sono dei momenti in cui tu parli ma non ti ascoltano e infatti la bravura e la costanza è quella di trovare la chiave per cercare di rendere i ragazzi fertili, che i messaggi che tu gli dai comunque arrivino poi a farli crescere. Qual è il sogno di un allenatore di giovanili? Cioè, parliamo di Atalanta, parliamo di un vivaio, di una cantera, come dico in termini internazionali, importante, no? C'è stato un maestro che tutti conosciamo, vogliamo ricordarlo? Certo, Mino Favini. Mino Favini. Che cosa ha lasciato Mino Favini? Io ho avuto la fortuna di averlo come responsabile del settore giovanile per tutta la mia trafila, quindi da quando ho avuto 7 anni fino ai 19. Aveva una persona di una sensibilità straordinaria, nel senso, quello è fuori discussione, di un talento veramente. C'è ancora il suo insegnamento, giusto? Assolutamente, assolutamente. Quello che stiamo vivendo ora, diciamo, sono ancora, diciamo, la sua scia, assolutamente. Sarà sicuramente un percorso cercare di ricambiare quello che è stato fatto fino adesso, però ancora oggi si sta vivendo della sua scia, assolutamente. Tornando al sogno, ti dico, che poi io parlo anche di obiettivo, no? Nel senso, io ho avuto mio padre che comunque ha fatto 25 anni in settore giovanile, ha vinto diversi titoli, mi piacerebbe un giorno vincere un titolo, che è sicuramente un obiettivo, ma la cosa che più mi gratificherebbe è quella magari di incontrare un ragazzo che ho avuto modo di allenare e in quel momento che ti riconosca il fatto che tu gli abbia dato un consiglio o in quella stagione tu sia stato importante per la sua crescita. Quello penso che sia l'obiettivo di un allenatore del settore giovanile. Io sono a ringraziarti a nome di Zona Mista Magazine e di Pernice Editori per questa chiacchierata. Assolutamente. Speriamo di rivederci ancora, naturalmente, in questa bella cornice per parlare più che degli obiettivi sperati, di obiettivi raggiunti. Anche io vi ringrazio per questa bellissima esperienza e sì, speriamo di rincontrarci più avanti per raccontare qualcosa di nuovo. Grazie, Gabriele.